si avvicina lo scontro finale. Tex, infatti, dopo aver perso tempo con Magua, raggiunge il pozzo degli avvoltoi e non trova i suoi amici. Decide quindi di andarli a cercare. Nel frattempo... Vieni qui. Qui. Spiegami quella cosa. Degli avvoltoi! Dei veri avvoltoi! Sono veri avvoltoi! Ma perché allora li avete usati qui e non nel pozzo degli avvoltoi? Gli avvoltoi... Il tempo stringe per Kid e Tiger, ma fortunatamente Tex riesce a catturare uno degli uomini di Eldorado e a sottoporlo a un interrogatorio severissimo. Tex vuole carpirgli delle informazioni e così lo priva degli stivali, in modo tale da poter... in modo tale... Boh... Che diavolo stai facendo adesso? Boh... Voglio solo farti qualche domanda sui tuoi amici indiani. Non pensare che parli facilmente, Ranger. Ma che senso ha? Perché? Perché lo hai fatto? Perché gli hai tolto gli stivali? Cosa volevi fare? Volevi torturarlo, vero? Volevi piantare dei ferri roventi nelle piante dei piedi, eh? Ingegnoso, ingegnoso, però ce lo devi far vedere, ce lo devi mostrare, infine ce lo devi mostrare, non possiamo immaginarci tutto noi. Ti hanno censurato, non è vero? Hanno censurato una scena di tortura. I vermi ingrassano nel marcio. Non arriveremo mai a quei cavalli. Rifugiamoci lassù in quella grotta. Andate, dico proprio. Dai. Avanti! Vabbè, comunque sia. Tex riesce a liberare Kid e Tiger, anche se, ricordiamo, i nemici con cui se l'è dovuta vedere erano particolarmente temibili. Lo sai che cosa ti aspetta se mi hai mentito? Ti aspetta una conversazione con me, lunga, molto lunga. Dio del fuoco! Chi è l'infedele che osa violare la tua sacra dimora? Il signore degli abissi, logorato arso e corrotto dal potere, dal fuoco e dall'avidità. Bella questa analisi, eh? Comunque sia, perché si chiama signore degli abissi se controlla il fuoco? Comunque sia, viene seccato da Tex e tutto il suo tempio di rivolta e di guerra crolla miseramente, causando la fuga di tutti quanti i rivoltosi. Addio, ultimi risparmi del budget! Tornate indietro! È solo un temporale estivo! E finalmente Tex Willer si batte contro Eldorado nello scontro finale. E cosa vedremo? Una sfida a chi ha la pistola più veloce, una scazzottata, spargimenti di sangue! Maledetto intrigante. Questa sorpresa non te l'aspettavi, vero Ranger? Ti credevo già inchiodato all'inferno, Eldorado. C'ero quasi, bastardo, ma qualcosa mi ha tenuto aggrappato alla vita, il tesoro di quegli sporchi selvaggi. Non sei più molto sicuro di te ora che sto per scaraventarti al diavolo. Ci andrei prima tu, se non eviti il serpente che sta strisciando verso di te. Se pensi che io sia tanto idiota da crederci, ti sbagli, Renzo. No, 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 no. Non può finire così, non può finire con Eldorado che viene morso da un serpente, non può. Perché, Tex? Perché? Perché? Tu sei il buono, era lo scontro finale.
finale. Non puoi vincere perché un cazzo di serpente ti piove dal cielo. Perché? Perché? E me lo chiedi, ragazzo mio. Perché il bene vince sempre. E per dimostrarti che se stai dalla parte dei buoni non importa quello che fai, la provvidenza verrà sempre in tuo aiuto per aiutarti a trionfare. Sì, ma è una stronzata! E ovviamente ci dobbiamo sorbire Bonelli anche nel finale. Ma all'orizzonte si addensano nere nubi cariche di minaccia. Questa però è un'altra storia. Sì, un'altra storia che grazie a Dio non vedremo mai. Mentre Aquila della notte cavalca. In sostanza, Tex il signore degli abissi è uno spaghetti western non certo passato alla storia. E che proprio cercando di aderire il più possibile al fumetto si è in realtà coperto di ridicolo. È stato così fallimentare che la serie che era prevista tratta da questo film non è mai stata realizzata. In Italia l'unico esempio di qualcosa di simile è stato raggiunto forse con Alex l'Ariete, film di Damiano Damiani con Alberto Tomba, che è già stato recensito da un bravissimo videorecensore italiano, Mighty Pirate, un mio amico. Se per caso siete capitati sulla mia recensione prima che sulla sua, vi consiglio assolutamente di andare a vedere quest'altra perla del cinema trash italiano. Bene, e questo era tutto. Un saluto dal vostro Danny, la iena delle recensioni. Fortunatamente, dopo Tex Willer e Il Signore degli Abissi, la Bonelli si è resa conto che trarre film dai suoi fumetti non avrebbe portato a nulla se non a delle cagate colossali. E quindi si è semplicemente messa l'anima in pace e ha smesso di fare operazioni del genere. Ora puoi vendere whisky all'inferno.